Molto di ciò che era si è perduto, perché ora non vive nessuno che lo ricorda. Perduto! Il mio tesoro è andato perduto! Ciao a tutti amici di CoffeeMarder.com, sono io e benvenuti all'unboxing di questa tastiera meccanica di Casa Tesoro. Si tratta della Durandal, la versione Ultimate. Tesoro è un marchio non particolarmente conosciuto nel nostro paese, ma comunque è specializzato nella produzione di periferiche da gaming di fascia alta, mouse di caratteristiche elevate e anche tastiere di tipo meccanico. Vediamo la confezione, la parte frontale, una plastica trasparente ci permette di intravedere la tastiera contenuta, ma non si riesce a notare particolari dettagli, tra una finitura diciamo mandorlata della tastiera, ovviamente in plastica. Nella parte inferiore c'è il contenuto della confezione, quindi appunto la tastiera, degli accessori, manuale d'uso, software e guida introduttivo. La parte posteriore c'è la tastiera raffigurata nel suo insieme, possiamo vedere appunto che è presente una retroilluminazione di colore rosso, quindi abbastanza riposante per gli occhi, un hub USB, uscite audio, ingresso per il microfono, connettore placcato oro, è presente un software di gestione per le macro e poi i tasti multimediali come seconde funzioni nei function key tra il tasto 1 e 12. E ovviamente è presente un poggia polsi che completa l'ergonomia con ovviamente i piedini. Nella parte superiore vediamo il tipo di tastiera che abbiamo davanti a noi, si tratta di una tastiera di Sherry MX Brown, quindi tasti dedicati abbastanza eclettici diciamo, perché vanno bene sia per il gioco che per la battitura di testi. Il layout è USA. Apriamo quindi la confezione. Eccoci qui. L'unboxing delle tastiere non è mai il massimo perché purtroppo le dimensioni delle tastiere e della videocamera sono quello che sono. Vediamo di far star tutto nella ripresa. Eccoci qui. Allora, togliamo le protezioni laterali, la tastiera. Ok, allora iniziamo dal bundle a corredo, abbiamo un blister che contiene al suo interno CD-ROM con i driver per la configurazione della tastiera, manuale introduttivo che ci mostra le funzioni, ci introduce all'installazione e all'uso del prodotto, e l'opuscolo che era parzialmente incollato con la linea dei prodotti di Casa Tesoro. Anche questo, così da farci spazio per poter procedere con l'unboxing. Allora, nella confezione sono presenti i caps sostitutivi per i tasti da gioco, non sono in alcun modo marchiati, la sostituzione l'abbiamo già vista molte volte in passato, ed è presente anche l'utensile, lo strumento plastico per la rimozione. Abbiamo poi ovviamente il poggiapolsi plastico con la finitura mandorlata, se vogliamo, come quella dell'alluminio che troviamo per gli esterni, e poi la tastiera stessa. Okay. Spacchettiamo la tastiera. Il cavo in treccia di tessuto di buona qualità è terminato da dei connettori placcati oro, come possiamo vedere, connettore USB che avrà la funzione di connessione della tastiera e dell'hub posto nella parte superiore, e connettori jack da 3,5 mm per microfono e cuffia. La tastiera ha questa finitura finto alluminio, diciamo, dovrebbe essere striato, spazzolato sostanzialmente, e questo mandorlato finto, ovviamente sempre in plastica, nella parte superiore. Il marchio Tesoro cromato nella parte inferiore
riprende il brand e nella parte superiore, protetto da un adesivo, abbiamo appunto le porte USB aggiuntive e l'ingresso per microfono e l'uscita per le cuffie. La parte posteriore è dotata di piedini per la regolazione dell'inclinazione, possiamo notare anche l'innesto del poggiapolsi opzionale, mentre i tasti sono in plastica antisudore, diciamo, ruvida, che caratterizza tutte le tastiere di tipo meccanico. Possiamo vedere la presenza di tasti funzione per la gestione multimediale del volume, quindi muto, volume down, volume up, play stop, play pausa e via dicendo. I tasti si possono togliere a mano, come possiamo vedere, oppure con l'apposito strumento, ed ecco che appaiono i Shure MX Brown dotati tutti quanti di LED di colore rosso in questo modello. Se riusciamo a farvelo vedere, ok, perfetto. Nella parte superiore vedremo poi che sono presenti i LED di stato della tastiera, quindi quelli che ci informano del caps lock e dicendo, mentre anche la barra space è caratterizzata da una linea che la rende illuminata durante la notte. Durante la recensione sul nostro portale www.extremeorder.com vedremo maggiori informazioni per questa tastiera. Per quanto riguarda l'anti-ghosting, si tratta di una anche rollover, e maggiori informazioni per quanto riguarda i driver e le impressioni d'uso. Si tratta sostanzialmente comunque di una tastiera di tipo standard per quello che riguarda le tastiere meccaniche, non ha particolari personalizzazioni, livelli di layout, tasti dedicati macro aggiuntivi e via dicendo. Il layout, come potete vedere, è USA, quindi l'enter è piccolino perché si tratta di una tastiera, dovrebbe essere ISO. Continuate a seguirci quindi sul nostro portale www.extremeorder.com. Scusatemi, un saluto da parte dello staff.